Lo hanno cercato tante realtà della prossima serie D, lo ha preso alla fine il team Altamura, che ha puntato e tanto su Massimo Polidori e soprattutto sulla sua polivalenza. Ha lasciato, dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni, il Cerignola, ora ha scelto di ripartire con l'entusiasmo di sempre, con tanta voglia di far bene, dalla Murgia e dalla realtà biancorossa, allenata dal neotecnico Severo De Felice. Le impressioni sono state ottime, perché parlando anche con il mister ieri, facendomi una chiacchierata, gli ho detto che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo gruppo che si era già creato da prima del mio arrivo, perché ho visto ragazzi appiatati che si allenano bene, con umiltà, con voglia di sacrificarsi, e quindi questi sono i presupposti che ti fanno capire che si possono fare le cose per bene. Poi ho visto che anche i ragazzi un po' più grandi sono sempre disponibili, aiutano i più piccoli, danno sempre consigli, quindi sono tutti aspetti positivi che mi piacciono nel gruppo. Quindi sono veramente contento di far parte di questa famiglia. Polidori nasce come centrocampista di quantità, anche con un buonissimo feeling con il gol, ma negli ultimi tempi spesso è stato schierato come centrale di difesa, a prescindere dal ruolo in cui verrà utilizzato da De Felice. Il suo obiettivo è quello di spingere il team Altamura in alto in classifica. Io ce la metterò tutta, metterò tutta la mia esperienza a servizio di questa squadra. Poi sarà il campo l'unico giudice che dirà quello che meritiamo di fare in questo campionato. Sicuramente dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, e dobbiamo essere affamati, perché questo fa la differenza in questa categoria. La speranza di ognuno di noi è riuscire ad arrivare il più alto possibile, però senza mai perdere la bussola, rimanendo con i piedi per terra, perché ogni cosa va dimostrata, ogni cosa va guadagnata, quindi lavoriamo, poi alla fine speriamo di dare tante soddisfazioni a questi tifosi. Il ritiro di San Gregorio Magno in provincia di Salerno è servito per cementare il gruppo, che presenta tante novità ma anche gradite conferme. Ora si attende con fiducia la parola del campo, ovvio riferimento ai primi impegni ufficiali. Il team Altamura debutterà nella nuova stagione domenica 25 agosto in Coppa Italia di Serie D, sfidando in trasferta il Taranto allo Iacovone. 7 giorni dopo esordio in campionato a Santa Maria Capua Vetere contro la matricola campana Gladiator. Il calcio vero, insomma, è ormai dietro l'angolo.